Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno! Dai che iniziamo la settimana lavorativa, Rasta, dai che inizia la settimana lavorativa, Rasta. Su, su, su! Forza, giù dalla branda e muoviti. Allora, ragazzi, io mi sento carico perché inizia la serie, c'è un'adrenalina addosso, nonostante tutto, guarda, c'ho proprio, c'ho un fluido che mi parte da sopra, boom, 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 mi arriva sopra la testa, sono già fluido come pochi. Molti diranno, sì, ma tanto, facciamo sempre cagare, lo so! Però io sono sempre carico, sono tifoso, sono verace, sono sempre carico, mi sento forte, mi sento forte. È arrivato anche Piali e vedrai che farà bene. Speriamo. Detto questo, ragazzi, allora, stavo un attimino guardando stamattina il calendario. Stefano, guardami un attimino negli occhi. Non voglio, anzi, no, 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 che portava sfiga questa cosa qua, perché la facevo anche con Giampaolo e portava malissimo. Allora, mister. Ho visto il calendario, ci abbiamo rispettivamente il Lecce in casa e qua non ci stancazzi. Se non vuoi che veramente crolla giù San Siro, non voglio sentire nulla. Voglio 3 punti. Primo. Secondo, dopo andiamo a Roma. La Roma c'è una squadra che è smantellata dagli infortuni. È un periodo che la Roma gioca molto bene anche, fra l'altro, a parte la fase difensiva, ma da centrocampo in su gioca veramente un bel calcio. Per me è più forte di noi la Roma, l'ho sempre detto, continuo a ripeterlo, come rosa intendo, eh. Arriva la Roma con mezza squadra fuori, lì voglio almeno un punto. Cioè, a Roma noi dobbiamo fare almeno un punto. Almeno un punto vedendo la Roma comunque com'è in difficoltà. Almeno un punto. Dopo la Roma abbiamo la Spal in casa e lì non voglio sentire storie, voglio 3 punti e siamo a 7 in 3 partite. Dopo la Spal arriva in casa, se facciamo questi 7 punti in 3 partite, che comunque se andremo lì a ridosso, ci abbiamo la Lazio in casa, con uno stadio che ci saranno almeno 60, conoscendoci, 60, 65, 70 mila persone in uno scontro diretto per la Champions. Lì devi fare ancora 3 punti e siamo a 10 punti in 4 partite. Quindi per cui ci ritroveremo lì a ridosso praticamente lì del quarto posto, perché se facciamo 10 punti in 4 partite saremo lì, ok? Saremo lì a ridosso di Napoli, Atalanta, saremo lì. Prima che poi arrivano quelle veramente forti, che sarà Torino con la Juve, che fare punti ci spero veramente poco, e poi ci sarà in casa il Napoli, che magari, chi l'ha detto, che magari non possiamo portare a casa un pareggio comunque, in casa con Napoli. Cioè, pensa come ragioniamo adesso in casa con Napoli, che una volta dovevano essere 3 punti certi, adesso dobbiamo sperare in un pareggio. Però non sia mai che magari con Napoli ci tiriamo fuori la prestazione della vita. Il Napoli non l'ho visto incontenibile rispetto agli, cioè, ci ha perso anche col Cagliari in casa, voglio dire. Se ha perso col Cagliari in casa, non vedo perché non può perdere con noi a San Siro. Comunque, quello che mi interessa adesso sono queste 4 partite, 4, soprattutto le prime 3 che sono fondamentali per arrivare con la Lazio, comunque col morale alto, che non abbiamo ancora buttato via già prima dei morti, di Natale, sto cazzo di campionato. Dobbiamo arrivare lì con 7 punti contro la Lazio in 9 partite e andare a vincere il suo scontro diretto con la Lazio, che gli scontri diretti, vi ripeto, signori, sono fondamentali per quando arriviamo a pari merito, perché mi sembra che valgono gli scontri diretti anche, se arrivi lì a pari merito, o la differenza reti, non mi ricordo, magari sto dicendo una cappellata. Sono molto molto curioso di vedere come giocherà Piali. Come giocherai, Stefano? Sono molto curioso. Già, allora, la cosa che vuoi giocare sull'intensità, sulla velocità, lo spero, me lo auguro. Però calcola che se giochi con l'intensità e con la velocità, ho letto sui giornali, che poi i giornali lasciano anche il tempo che trovano, che vuoi rilanciare Biglia. Se vuoi giocare sulla velocità, di certo Biglia lo metti fuori, perché Biglia ti va 3 all'ora, ti rallenta il gioco, non ti fa mai una verticalizzazione. Deve avere centrocampisti che ti verticalizzano. Bennacer mi sembra uno che verticalizza, anche se tutti qua sotto mi scrivete, guardate che è una mezzala. È vero, la Coppa d'Africa l'ha fatta da mezzala, miglior giocatore addirittura. Però poi chi tiri fuori? Allora tiri fuori che sì? Non fai giocare Bonaventura? Perché adesso c'è Bonaventura che inizia a star bene adesso. E Bonaventura per me interno di centrocampo è inamovibile. Inamovibile. Ok? È inamovibile Bonaventura adesso. Come inamovibile è Leao. E adesso però deve iniziare a farmi giocare Rebic anche. Anche se ho letto che Piontek lo vuoi far risorgere. Io me lo auguro, perché io comunque, cioè, non mi sta piacendo come atteggiamento, perché è nevrotico, è nervoso e tutto. Ma io sono ancora magari uno dei pochi che ho in Piontek, che non dico con Bidone, ma io ci credo ancora, sta passando un momento folle. Magari sto ragazzo qua è un ragazzo emotivo che psicologicamente o si esalta o lo ammazzi, o si esalta o lo ammazzi.
Guarda, io calcisticamente anch'io ero così, o mi esaltavi che ti facevo vincere un campionato quando giocavo, oppure mi ammazzavi che magari ti facevo tre partite buone in tutto il campionato. Dipendeva da come mi prendeva l'allenatore, come mi piaceva l'ambiente, come andavo d'accordo con i compagni, pure io ero così. Io l'ho fatto così alla stessa maniera. Quindi per cui, cioè, io su Piontek, io ci punto ancora, io ci credo ancora. Mi pigliate per scemo. Adesso, naturalmente, prima cosa deve giocare Rebic. A mio modo di vedere, deve giocare Rebic, perché Rebic non l'abbiamo ancora visto. Cazzo, questo qua era titolare all'Eintracht Francoforte. Non voglio dire che sarà un fenomeno Rebic, ma sicuramente non è neanche così scarso come comunque per da metterlo in panchina non farlo giocare mai. Stasera gioca l'Italia, Calabria addirittura gioca Di Lorenzo, meno male che Mancino è uno furbo, l'avrà visto in allenamento, l'avrà convocato tanto così per far un'ombra, visto che cadavere abbiamo. Giocherà Conti contro Lecce e io veramente voglio vedere Conti, Pioli, fammi giocare Conti, fammi giocare Conti. Adesso Caldara ha avuto altre 2 settimane per recuperare, vediamo se entrerà anche Caldara, che io sono veramente curioso di vedermi, sia Conti che Conti, un Conti recuperato, se effettivamente recupererà perché è in difficoltà, e Caldara. Poi se questi due qua entrerebbero in forma, e dobbiamo anche cambiare modo, giocare con un 3-5-2, perché comunque Conti è uno che è sempre abituato a farla da solo, e Caldara nella difesa 3, ben venga, magari cambiamo anche modulo, perché tanto abbiamo visto che con questo qua tanto non segniamo. Con questo modulo qua, con 4-3-3, non segniamo, non ci avviciniamo neanche alla porta. A sto punto vaffanculo con le 2 punte, gioco alla Conte, col 3-5-2 ripartenze veloci. A sto punto. Belli coperti dietro, ripartiamo veloci. Arrivo, zio! Caffè? Comunque, ragazzi, arrivo subito. Mi dai un secondo, che sono il video arrivo, zio. Allora, saluto gli amici, ragazzi. Dario Programmer, Vito Zuccalà, Francesco Casanova, Alvise Beco, Manuel Mattei, Bartender, Vergogna Planetaria, Lorenzo 05, Marco Jack 11, Davide Amadei, Saluccio Monteleone, Mario Cuore Nerazzurro, Lorenzo Pired, Alessandro Murgia, Ureke Ionut, Francesco Rossonero, Simone Vizzacaro, Mattia Terenzi, Carmine Game 01, Alessandro Calcagni, Alvise Beco, Simone Cantoro e Genesi. Ragazzi, continuiamo a iscriversi al canale YouTube. Sono carico per la settimana in una maniera allucinante. Io voglio 10 punti in 4 partite. Clic, 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 clic. Campanella degli aggiornamenti, prego. Clic, 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 clic. Un bacione e oggi pomeriggio ci inventiamo qualcosa o stasera facciamo un altro video. Ciao ragazzi.